c'erano delle domande che mi avevano chiesto e voglio dare questa spiegazione alle persone che mi avevano chiesto queste domande. Allora, in queste domande, la prima che mi è stata chiesta è questa qui dove c'è scritto, non so da dove sia stata presa, da qualche simulatore. Comunque, solo se il ragno tesse la tela, la farfalla cade nella trappola. E in base alla precedente affermazione, cosa è necessariamente vero? Cioè, cosa possiamo dedurre da questa frase, dalla frase che viene somministrata nel testo della domanda? Allora, noi qui entriamo in quelle che, in quel settore della logica che è praticamente la logica classica, in cui ci sono principi che sono stati già formulati da Aristotele, da altri grandi pensatori, greci, Platone, eccetera. In questo caso, quindi un po' di queste nozioni hanno come minimo più di 2000 anni di storia, con poi, insomma, tutte le evoluzioni che ci sono state diciamo negli anni seguenti. In questo caso, nello specifico, a me piace parlare di condizione necessaria ed è un concetto che a molti sfugge, non tutti hanno chiaro la distinzione tra condizione necessaria, condizione sufficiente, non tutti hanno avuto modo di studiare, perché sono concetti che andrebbero studiati a livello scolastico, ma non tutti lo hanno fatto durante gli anni della scuola o quantomeno non tutti lo hanno fatto in modo opportuno e anche qualcuno che lo ha fatto in modo opportuno, magari dopo aver abbandonato quel concetto a scuola, poi tende a dimenticarlo, ma quando lo dimentica? Quando questi concetti vengono studiati in modo troppo mnemonico e non realmente non li si capisce. Allora, che differenza c'è tra condizioni necessarie e condizioni sufficienti? Intanto, i casi che iniziano con il solo se hanno sempre una condizione necessaria, cioè dopo il solo se, il termine che c'è dopo, termine che io indico in modo schematico con la A, questa è la condizione necessaria che giustifica una determinata conclusione, la conclusione che io indico con la lettera B. Questo è il modo che, insomma, troverete la schematizzazione che io uso spesso sui miei volumi. E che significa che A è la condizione necessaria affinché avvenga B? Spieghiamolo. La condizione necessaria è quella condizione che è fondamentale ci sia per avere una certa conseguenza, ma non è detto che poi basti a giustificare quella conseguenza. Cerco di essere più chiaro. Immaginate un esempio del tipo: solo se c'è carburante l'auto funziona. È uno degli esempi che io formulo più spesso perché poi lo si capisce in modo quasi del tutto immediato. Dicendo solo se c'è carburante l'auto funziona, io sto praticamente dicendo che la presenza del carburante è indispensabile per il funzionamento dell'auto. Senza carburante l'auto non può funzionare, a meno che uno non la spinga, ma non avrebbe senso. Quello comunque non sarebbe uno funzionamento dell'auto. Se uno la spinge vuol dire che l'auto non funziona. Quindi la presenza del carburante è certamente importante per il funzionamento dell'auto. Ma non è detto che basti quello, perché se c'è nel serbatoio il carburante e poi comunque magari la batteria dell'auto è scarica o ci sono altri problemi, quindi magari nonostante il carburante l'auto potrebbe comunque non funzionare. Quindi il senso di condizione necessaria è quella condizione che è indispensabile ci sia per avere una certa conseguenza, ma non è detto che poi realmente la sua presenza basti a giustificare quella conseguenza. Detto questo, dalla frase che pone il brano. In questa frase c'è scritto che solo se ragno tesse tela, lo scrivo così in modo schematico, quindi la premessa, la mia condizione necessaria, in questo caso è il termine, è il ragno tesse la tela, quindi il mio termine A è il ragno tesse la tela, la mia conseguenza è la farfalla cade nella trappola, la farfalla cade nella trappola. L'ho schematizzato in questo modo. Adesso cerchiamo di capire. La risposta A possiamo dire che è corretta, perché poi la domanda mi chiede cosa è necessariamente vero che è. La A dice: è possibile che la farfalla cada nella trappola anche se il ragno non tesse la tela. Cioè, ci sta dicendo che anche in mancanza della condizione necessaria io posso avere la conseguenza? No, perché cosa abbiamo detto prima? Che la condizione necessaria è indispensabile per avere la conseguenza. Quindi senza questo elemento indispensabile, io la conseguenza non posso averla. Quindi senza che il ragno ha tessuto la tela, la farfalla non cadrà nella trappola. Per cui questa A, già solo pensando proprio alla definizione, a che significa questa condizione necessaria, perché io ho usato il solo se, posso dire che è sbagliata, non può essere questa la risposta corretta. La B cosa dice? Se il ragno tesse la tela, attenzione a questo, guardate questo sicuramente. Cioè, se la condizione, se la nostra premessa è verificata, io posso dire che certamente poi avrò la conseguenza. No,
Pensate all'esempio che vi ho fatto dell'auto e del carburante, dicendo che solo se c'è carburante l'auto funziona. Io cosa ho detto prima? Se il carburante c'è, poi non è detto che l'auto funzioni egalmente. Può anche darsi che l'auto comunque alla fine non funzioni, perché c'è un altro problema. Quindi se il ragno ha tessuto la tela, non è detto che poi la farfalla cada effettivamente nella trappola, quindi non è detto che ci sia la conseguenza. Quindi anche la risposta B io direi che la possiamo eliminare di torno. La risposta C cosa dice? Se il ragno non tesse la tela, cioè se manca la mia condizione necessaria, è vero che la farfalla non cade nella trappola? Beh, questo certamente sì, perché se manca questa condizione indispensabile, certamente non ci sarà nemmeno la conseguenza. Sempre pensando, cioè immaginate l'esempio dell'auto, solo se c'è carburante l'auto funziona. Beh, se il carburante manca, se il carburante non c'è, certamente l'auto non può funzionare. Quindi la C per me è una risposta sicuramente corretta. Poi la D cosa dice? Se la farfalla non cade nella trappola, quindi se la conseguenza non si è verificata, io posso dire che questo è dipeso dal fatto che il ragno non abbia tessuto la tela? Io posso dire che forse è dipeso da questo, ma può anche darsi che nonostante il ragno abbia tessuto la tela, ci sia stato un altro motivo che abbia impedito che abbia consentito alla farfalla di non cadere nella trappola. Insomma, tutto questo discorso per dirvi che il problema in questa tipologia di domande è che non è tanto la loro difficoltà in sé, ma è proprio la mancanza del modo corretto di ragionare, cioè la mancanza delle basi. A volte non conoscete nemmeno che significhi, perché io ho usato il solo se, ho usato il se, ho usato un altro costrutto. E ci sono a volte, sembra brutto dirlo, ma guardate, purtroppo è così, non lo dico come, non voglio essere offensivo, ci mancherebbe altro. Io noto che spesso la mancanza è legata al fatto che c'è proprio una mancanza di nozioni anche proprio di italiano, perché queste nozioni, ad esempio, frasi con il se ha, allora b, un altro tipo di frase che a volte viene utilizzata, questo è quello che in italiano noi chiamiamo anche periodo ipotetico, che qualcuno avrà studiato a scuola, anzi immagino che tutti quanti abbiano studiato a scuola, già la scuola media, però purtroppo o non sempre è stato studiato in modo corretto, o anche se è stato studiato lo si è dimenticato. Io adesso non so darvi una spiegazione, però quello che noto poi quando vengono le persone da me nei corsi è che vedo spesso mancano le fondamenta, i plinti per poter capire. Come altra domanda, sempre di questa tipologia, mi hanno chiesto un'altra domanda di questa tipologia, in cui c'è scritto: solo se mi sveglio presto faccio colazione. La schematizzo qui, quindi solo se mi sveglio presto FC, cioè faccio colazione. Qual è la difficoltà di questa domanda? Questa è una domanda presa da qualche mio volume, adesso non so esattamente, però l'impaginazione è quella caratteristica dei miei volumi. La difficoltà rispetto alla domanda precedente è che pongono tante frasi di questo tipo con il solo se, con il se, eccetera. L'altra frase è: se mangio tanto la sera non faccio colazione. Quindi se mangio tanto la sera non faccio colazione. Poi ce n'è ancora un'altra: solo se faccio colazione, quindi solo se faccio colazione mi sento piena di energie, mi sento piena di energie. E poi c'è ancora una quarta, la non so dove metterla, la metto qui accanto. La quarta dice: se mi sento piena di energie, quindi se mi sento piena di energie, non mangio tanto la sera. Non mangio tanto la sera. Allora, io cosa noto? Cosa noto in questo caso? Quindi abbiamo una serie di condizioni, alcune necessarie, le frasi che iniziano con il solo se, altre sufficienti, le frasi che iniziano con il se. Quando ci sono queste domande con tante condizioni, spesso non è sempre così, poi ci sono insomma una serie di sfumature, però spesso ne venite a capo pensando alla proprietà transitiva, che è una di quelle cose che avrete studiato con la matematica. Che cos'è la proprietà transitiva? Quando avevate delle frasi del tipo che da A con se, possiamo dire A è uguale a B, dicevano i professori di matematica, e B è uguale a C. Dicevano, eliminando il termine centrale, possiamo dire che A è uguale a C. Beh, questo tipo di proprietà in realtà la si può usare anche in un ambito più prettamente verbale.
con una nota, mentre in matematica possiamo dire che da A consegue C, cioè che A è uguale a C, ma è vero anche il contrario, possiamo dire che C è uguale ad A. In ambito verbale, in ambito di logica deduttiva, questa proprietà si dice che non è simmetrica. In matematica lo è. Se A è uguale a C, di conseguenza anche C deve essere uguale a A. In logica deduttiva non è vero il contrario. Se da A consegue C, non posso dire che da C consegue A. Cioè, per essere più chiaro, in ambito di logica deduttiva, se io ho una frase del tipo che da A consegue B, da B consegue C, posso certamente togliere il termine centrale e dire che da A consegue C. In realtà andrebbe fatta anche una postilla, però adesso va via troppo tempo, poi queste sono cose che spiego meglio nei corsi, sennò qui davvero perdiamo troppo tempo e sono già le 7:10, mi perdonerete se mi sono dilungato un po'. Quindi da A consegue C è giusto dirlo, a patto che ci sia questa postilla che adesso non dico perché non c'ho tempo. Non posso invece dire che da C consegue A. Questa è la differenza rispetto, diciamo, alla matematica. Comunque, questa specie di proprietà transitiva io la posso usare anche in queste situazioni. Ma quando posso usare la proprietà transitiva? Io la proprietà transitiva la posso usare quando ho delle condizioni sufficienti, cioè quando ho delle frasi, per essere più chiaro, che iniziano con il se. E in questa domanda ci sono anche delle condizioni necessarie, cioè ci sono anche frasi che iniziano con il solo se. E allora come posso comportarmi? Guardate, in alcuni casi ve la cavate, trasformando le frasi con il solo se in condizioni sufficienti. Come si fanno a trasformare queste frasi con il solo se in condizioni sufficienti? Semplicemente invertendo i termini, cioè la conseguenza diventa premessa, la premessa diventa conseguenza. Quindi solo se mi sveglio presto, faccio colazione, diventa se mi sono se ho fatto colazione, se FC, vuol dire che mi sono svegliato presto. E lo stesso io farei con l'altra frase dove c'è il solo se. Cioè posso dire che se mi, cos'era SPM, adesso non ricordo, se mi sento pieno di energia, se mi sento pieno di energia, vuol dire che ho fatto colazione. Quindi invertendo, e praticamente diciamo che poi queste condizioni necessarie a questo punto non ci sono più. Invertendo i termini trasformo una condizione necessaria in condizione sufficiente. E se notate, adesso guardate questa frase che io ho dedotto e questa frase. Allora, se io queste due frasi provassi a metterle una accanto all'altra, lo faccio in alto, dove ho un po' più di spazio, se facessi questa cosina, se riuscissi a farlo, non so se ci riuscirò, ma ce la devo fare. Come vedete, anche un ultra quarantenne può diventare bravino con la tecnologia, anche un analfabeta informatico ce la può fare. Allora, dicevo, se questa ultima frase la metto qui, quindi se M, cioè se mi sento pieno di energia, quindi M, vuol dire che ho fatto colazione. E poi li metto accanto questa prima che avevo dedotto, cioè se faccio colazione mi sono svegliato presto, allora noto che al centro c'è questo termine comune, faccio colazione, lo elimino e applicando la proprietà transitiva posso mettere in relazione il primo termine al terzo termine e quindi posso dire che se mi sento pieno di energia vuol dire che mi sono svegliato presto, che è quello che è detto nella B. Nella risposta B c'è scritto, se mi sento pieno di energia, attenzione a questa dizione, non posso non essermi, i due non se ne va, se ne vanno, tutto quanto, significa certamente, cioè non posso non averlo fatto, significa che l'ho fatto con certezza. Quindi se mi sento pieno di energia, certamente mi sono svegliato presto. È praticamente quello che io ho detto qui, se mi sento pieno di energia, certamente mi sono svegliato presto. Mi rendo conto, non è facile, guardate, questi sono argomenti che molti sottovalutano, che pensano siano banali, in realtà a volte sono più difficili rispetto a concetti di matematica che qualcuno pensava impossibili. Forse è più facile cadere su questa tipologia di domande, e queste sono domande che chi ha svolto il concorso a cattedra nel 2012, ce n'erano tantissime di queste, così come capitano anche in tanti altri concorsi, agenzie delle entrate, INPS, eccetera. Sono domande frequentissime
e sono legate a, purtroppo, a delle supposizioni che qualcuno di noi ha e che poi invece quando affronta queste domande si rende conto che ha delle lacune, non ha ben chiaro nella propria testa il significato di queste espressioni. Ripeto, sono domande frequentissime e sono domande in cui a volte sbagliate più spesso che non sulle domande sulle probabilità, sulle combinazioni, sulla velocità, che apparentemente vi mettono più inquietudine, fino a quando poi non vi rendete conto che magari queste sono ancora più difficili. Però qualcuno che mi ha posto anche delle domande di questa natura su, diciamo, logica matematica, cioè, e vi accontento anche da questo punto di vista. Ad esempio, la domanda seguente, quella di: a Francesca piacciono molto le patatine, se ne assaggia una ogni minuto successivo ne mangerà una in più rispetto al minuto precedente. Quanti minuti impiega Francesca a mangiare 78 patatine? Beh, questa non è una domanda banalissima. Qui in realtà io potrei anche darvi una formuletta, nel senso che cosa vuol dire la domanda? Io ho il minuto 1 e Francesca al primo minuto mangia una patatina, poi il minuto 2, il minuto seguente, mangerà una patatina in più, dice, rispetto al minuto precedente, ce ne mangia due, al minuto 3 mangerà 3 patatine, al minuto 4 mangerà 4 patatine, eccetera. Fino ad arrivare poi a un certo minuto, al minuto X, che io non so esattamente se è il decimo, l'undicesimo, il quindicesimo, eccetera, può essere 12, 13, 11, 14, ci sarà questo minuto X in cui avrà mangiato X patatine. Quindi quello che ci sta dando la domanda, questo dato, questo 78 patatine, è il totale delle patatine che ha mangiato in tutto questo intervallo di tempo, cioè tra il minuto 1 e il minuto X. Quante patatine ha mangiato Francesca? Ha mangiato la somma di tutte queste patatine, cioè 1 più 2 più 3 più 4, eccetera, e tutta questa somma, il problema dice che è pari a 78. E adesso questi dati come li sfrutto? Allora, volendo seguire una via un po' più algebrica, un po' più scolastica, in realtà qui c'è chi usa la formula di Eulero, ma questa è una formula che va usata. A me non piace tanto la formula di Eulero, perché in realtà applicata così come è stata formulata, come la trovate anche su alcuni volumi, a volte in alcune tipologie di quiz come questo non si può applicare. Quindi non si può applicare sempre. Io preferisco invece una variante di quella formula a cui ci si può arrivare anche in modo intuitivo, cioè il modo a cui poi ci si può, come dire, ci si può approcciare, si può arrivare con una serie di passaggi matematici, si può arrivare a quella formula. Qual è l'elemento precedente? Perché in certi, quando vanno impostate alcune somme, si può ragionare in un certo modo? Perché, ad esempio, se io dovessi solamente sommare i numeri da 1 a 4, noto che se sommo 1 e 4, oppure se sommo 2 e 3, se sommo il primo numero e l'ultimo numero, il secondo numero e il penultimo numero, eccetera, ottengo sempre lo stesso risultato. Qui 1 più 4 mi dà 5, 2 più 3 mi dà 5. Quindi piuttosto che fare la somma 1 più 2 più 3 più 4, eccetera, io posso ridurre tutta questa somma al prodotto tra il valore di una coppia, dei dati che sono presenti in una coppia, così come ho descritto prima le coppie come primo e ultimo, secondo e penultimo, cioè coppie di elementi simmetrici, direbbe un docente di matematica, lo moltiplico, il valore di questa coppia di elementi simmetrici, lo moltiplico per il numero delle coppie. Cioè, detto in altri termini, come individuo il valore di una coppia? Proprio andando a sommare il primo termine e l'ultimo termine della coppia, quello che io dico. Scrivendo addendo minore più addendo maggiore, e poi questo mi dice quanto vale una coppia di valori, e poi questo valore della coppia io lo vado a moltiplicare per il numero delle coppie che si vengono a formare. Se ci sono 8 elementi, quante coppie avrò? Avrò primo e ultimo, secondo, e questa è una coppia, poi ho secondo e penultimo, e questa è una coppia, e l'altra coppia, terzo e terzultimo, e questa è l'altra coppia, quarto e quartultimo, e questa è la quarta coppia. Quartultimo sarà il quinto, quarto e quinto. Quindi ho esattamente 4 coppie. Cioè, in generale, quante coppie ci sono in un insieme di 10, 15, 20, 100 dati? Sono tutti gli elementi diviso 2, proprio perché in ogni coppia ci sono 2 elementi. Quindi moltiplicherò tutto quanto per il numero degli addendi diviso 2. Quindi, applicando questi concetti alla spiegazione in questo caso, l'addendo minore quant'è? Vale 1, perché io il numero più piccolo che ho da sommare è praticamente 1. L'addendo maggiore quant'è? Non lo conosco, ma sarà questa x, quindi li metto x. Questo 1 più x lo vado a moltiplicare per il numero di addendi. Ma quanti sono gli addendi?
questo numero, eccetera, fino ad arrivare a x, cioè ho x addendi e divido tutto quanto per 2, perché x fratto 2 mi dice quante sono le coppie. E questa operazione mi darà 78. Come sviluppo questo calcolo? Cancello per avere un po' di spazio e lo scrivo e lo riscrivo sopra. Allora, questo calcolo come lo posso impostare? Perché qui adesso andiamo sul difficile. Qualcuno dice, vabbè, che ci vuole? Facciamo questa cosa. Però poi, che ci vuole per una persona che ha una preparazione in ambito matematico, in ambito scientifico molto, molto solida, in effetti può essere una fesseria. Per altri, insomma, non lo è così tanto una fesseria. Cioè noi dovremo fare 1 più x per x mezzi, se volete il diviso 2 lo posso anche trascrivere in questo modo, uguale a... A questo punto come risolvo questa che è diventata un'equazione? Intanto posso moltiplicare il primo e il secondo membro per 2, perché in un'equazione se moltiplico entrambi i membri, cioè la quantità che è a sinistra dell'uguale e la quantità che è a destra dell'uguale, per un certo numero, non cambia nulla. Quindi questo 2 se ne va e 78 per 2 è uguale a 156. Quindi avrò 1 più x moltiplicato x è uguale a 156. Poi il secondo passaggio è quello di eliminare la parentesi. Come la elimino? Moltiplico la quantità che è fuori dalla parentesi per tutti i termini all'interno della parentesi. Quindi moltiplicherò 1 per x che mi dà x più x per x che mi dà x al quadrato. E poi uguale a 156. E poi, quando abbiamo un'equazione di secondo grado, in questo caso noi abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado, i professori dicevano ordiniamo e portiamo tutti i termini a sinistra dell'uguale e li ordiniamo mettendo prima il termine con il quadrato, poi il termine con la x e poi il termine noto, cioè il termine dove non c'è la x. Quindi avremo x quadro più x, il 156 portato a sinistra dell'uguale, quando si porta un termine da sinistra a destra bisogna cambiarmi il segno, diventerà meno 156 e lo pongo uguale a 0. Qual è l'ulteriore passaggio? Adesso ho quella che viene indicata come forma canonica di un'equazione di secondo grado. Ed è un'equazione di secondo grado completa. Come la risolvo? C'è una formuletta, questa è l'equazione completa. Come la risolvo? C'è una formuletta. La formuletta è x1,2 è uguale a meno b più o meno radice di b quadro. Guardate quanto è brutta questa cosa. Per questo io dicevo, per uno che è bravo in matematica, magari in effetti può essere una sciocchezza, ma bisogna essere proprio bravi, bisogna avere delle conoscenze solide. B quadro meno 4 volte ac, tutto diviso 2a. Ma chi sono questo A, B e C? Allora, A si dice che è il numerino che sta davanti alla x al quadrato. Se non c'è nessun numero, si intende 1. B è il numerino che sta davanti, quindi A qui. B è il numerino che sta davanti alla x. C è il termine noto, cioè il termine dove non c'è la x. Quindi io adesso, per trovare le soluzioni di questa equazione, devo sostituire nella formuletta che ho scritto prima, devo andare a sostituire ad A il numero 1, a B il numero 1 e a C meno 156. Quindi avrò meno B diventa meno 1, più o meno 1 elevato al quadrato è 1, meno 4 volte A, che è sempre 1, lo metto tra parentesi, per C è meno 156. Tutto diviso 2 volte A, ma siccome A è 1, 2 volte 1 praticamente tutto diviso 2. Cosa ottengo? Allora otterrò ancora meno 1 più o meno. Questo meno moltiplicato per questo meno, meno per meno mi dà più, quindi avrò 1 più, poi 4 per 1 è 4, e 156 moltiplicato 4 è 624. Quindi già questo è un calcolo che per alcuni vanno via 30 secondi solo per fare 4 per 156. Io perché l'ho fatto velocemente? Perché quando moltiplico per 4, in realtà moltiplico o faccio due volte il doppio, oppure ancora il 156 nella mia testa, io lo vedo come 150 più 6, quindi se devo moltiplicare per 4, moltiplico sia 150 per 4, sia 6 per 4. 6 per 4 è 24. 150 per 4 è 150, il doppio 300, il doppio di 300 è 600, quindi per questo subito 624. Non è che vado a fare l'operazione in colonna 156 per 4, che ripeto, solo il fatto di scriverla e poi eseguire i vari passaggi vanno via 20 secondi, solo per quello. Io invece lo faccio a mente e quindi non perché sia un genio. Guardate, voi non avete idea di quante persone hanno questo minimo di dimestichezza e anche chi non ce l'ha in un mese di allenamento serio, potete migliorare nei calcoli in modo
significativo. Ed è una di quelle cose che purtroppo tanti evitano proprio di fare per pigrizia, perché non gli piace. I calcoli, i numeri hanno proprio una idiosincrasia naturale nei confronti dei calcoli, un po' per traumi vissuti anche durante gli anni della scuola, già dalla scuola elementare, traumi mai superati. Però sono traumi che vi posso dire, vi assicuro, con una casistica di migliaia di persone, non di uno, due, tre. Io ormai, per quanto non sia proprio vecchio, 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 ma non sono nemmeno giovanissimo, ho ormai al mio annovero un'esperienza di qualche migliaio di casi. Quindi dicevo, 1 più radice di 624 diviso 2, da cui ancora avrò, cancello l'equazione, perché ci siamo quasi, e ho ancora da fare uguale a linea di frazione meno 1 più o meno radice di 625 fratto 2. E qui c'è adesso il punto, c'è il problema, io devo fare la radice di 625 e mica tutti sanno come si fa questa radice di 625, o mica tutti sanno, ricordano quanto vale questa radice di 625, che è un altro problema nel problema in questo caso. Quindi chi suggeriva, attenzione, chi suggeriva di risolvere il quiz in questione seguendo la strada scolastica, la strada algebrica, probabilmente per la sua preparazione poteva andare bene. Ma attenzione, non è che insomma quello che vada bene a me può andare bene a tutti. Questo è lo sbaglio che fate spesso quando state lì a perdere tanto tempo nei gruppetti social, WhatsApp, eccetera, pensando che quella soluzione possa andare bene a tutti e perdete mesi, non giorni, mesi, mesi di tempo ad allenarvi su cose che poi a voi risulteranno sterili, perché non capirete mai se non impostate il lavoro in un certo modo. Però nulla questo, se vi piace perdere tempo inutilmente, continuate a perdere tempo inutilmente. Quindi abbiamo meno 1 più o meno, come faccio adesso a determinare questa radice di 625? Beh, ci sono una serie di metodi. Intanto la calcolatrice, però ovviamente voi la calcolatrice non ce l'avrete, quindi non potete calcolare in questo modo questa radice di 625. Un altro modo, quando ci sono numeri che terminano con 5, quando ci sono numeri che terminano con 5, il 25 vi fa capire che l'unità è per forza 5, quindi l'unità della radice quadrata è per forza 5. Poi togliete il 25 e questo 6, cioè la parte che resta, se riuscite a scomporla in un prodotto tra due numeri che sono l'uno il consecutivo dell'altro, ad esempio il 6 a cosa uguale? Il 6 non è altro che 2 per 3. Allora, se riuscite a scomporlo in questo modo, vuol dire che la radice quadrata è, togliete il numero più grande, questa è la decina e questa è l'unità. Quindi è 25. Vi faccio un altro esempio. Questa è una tecnica che non conoscono nemmeno, pensate, alcuni miei corsisti, nemmeno alcuni miei corsisti. Tipo 5625. Immaginate che avevate radice di 5625. Ho sotto radice un numero che termina con 5, o meglio con 25. Quindi tolgo questo 25, quindi capisco che la cifra dell'unità è 5. Quello che resta, 56, come lo posso scomporre? Beh, 56 è uguale a 7 per 8, quindi è uguale al prodotto di due numeri consecutivi. 7, poi contando, dopo il 7 viene 8. Quindi a questo punto tolgo il numero più grande e questa è la cifra delle decine, quindi la radice quadrata è 75. Insomma, vi ho dato un modo, in realtà ce ne sarebbero tanti altri, però vi ho dato un modo, insomma, per arrivare anche a calcolare a mente la radice quadrata di un numero che termina con 5. Poi ci sono anche tecniche per la radice quadrata di numeri che non terminano con 5. Completo, oltre a questa chicca, questa tecnica di calcolo, completo questo ragionamento dicendo che avrò meno 1 più o meno 25, perché la radice di 625 è 25, da cui ancora a questo punto, se ricordate, i professori il più o meno lo scindevano in vari passaggi. In un passaggio gli mettono il più, quindi meno 1 più 25 fratto 2, nell'altro gli mettono il meno, cioè diventa meno 1 meno 25 fratto 2. Ma meno 1 meno 25 diventa meno 26 fratto 2, cioè avremmo una quantità negativa, non mi interessa nemmeno sapere quant'è, è 13, ma non mi interessa e non ha senso parlare di minuti negativi, cioè non ha senso dire che è accaduto al meno 13° minuto, non esiste meno 13, il tempo non è che può andare indietro. Almeno, poi Einstein ha detto che forse potrebbe anche, però non arriviamo ad Einstein. Qui abbiamo nel primo caso meno 1 più 25 viene 24 fratto 2 che mi dà
12 come soluzione. 12 è una soluzione compatibile, è presente tra le risposte, quindi io dirò 12. Insomma, questo per dire che c'era questa domanda che mi era stata chiesta e poi c'è stato qualcuno che ha postato questa risposta. Ma ovviamente risolvere in questo modo, seguendo la via scolastica, questa domanda, per amor del cielo, ci può stare, uno ci può anche provare, ma avete visto quanto tempo può andare via? Anche il solo fatto, anche uno molto bravo, probabilmente almeno un paio di minuti su una domandina come questa li perde. Allora, la vostra bravura, quando vi approcciate ai quiz di logica, deve essere non tanto riuscire a risolvere il quiz, anche quello, per l'amor del cielo, è fondamentale, ci mancherebbe altro, ma deve essere anche quello di capire quali sono le strade migliori per arrivare a, a risolvere un quiz di logica. In questo caso, io avrei ragionato, come ho impostato proprio all'inizio il ragionamento, dicendo che abbiamo il minuto 1, il minuto 2, 3, 4, 5, 6, eccetera. In ogni minuto questo tizio, questa tizia, Francesca, mangia delle patatine, cioè prima la patatina, poi due, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi sei, eccetera, sarei andato avanti così facendo delle somme fino a trovare il totale di 78, che può sembrare una cosa assurda, ma in realtà non è che ci sono tutte queste grandi somme da fare, perché 1 più 2 mi dà 3, 3 più 3 mi dà 6, la scrivo sotto la somma, poi questo 6 più il 4 mi dà 10, questo 10 più il 5 mi dà 15, questo 15 più il 6 mi dà 21 e procedo. Poi dovrei fare più 7, 21 più 7 mi dà 28, procedo, siamo ancora distanti, però 28 più 8 mi dà 36, procedo, siamo ancora distanti, però 36 più 9 mi dà 45, procedo, siamo ancora distanti, devo sommare adesso 10, 45 più 10 mi dà 55, siamo ancora distanti, farò 55 più 11 che mi dà 66, siamo ancora distanti, farò più 12, 66 più 12 mi dà 78, mi fermo, ho raggiunto le mie 78 patatine. Quindi, probabilmente, per quanto non è proprio banale, agevole, eccetera, forse è meglio, forse è più veloce anche per uno scienziato della matematica, forse probabilmente è più veloce procedere in questo modo che può sembrare più sterile, ma come vi dicevo prima, logica, e questo non è tanto conoscere le equazioni di secondo grado, quella è matematica, logica è capire quali sono le strade più vantaggiose, e questo è quello che si vuole testare con i quiz di logica, anche se qualcuno si ostina a pensare che siano inutili, non avete capito proprio nulla, quelli che si ostinano a pensare che i quiz di logica sono inutili sono persone che hanno ricevuto un trauma durante la loro formazione scolastica e hanno avuto docenti capre che non sono stati in grado di spiegargli l'importanza di attivare il ragionamento in modo corretto, in modo opportuno. Questo è quello che si vuole valutare quando vengono somministrati quiz di logica, cioè quella elasticità nel capire quali sono le strade migliori a seconda delle situazioni, quella elasticità nel capire realmente cosa c'è scritto in un brano. E io